Siamo qui con Gabriele Bonci e Teodoro Chiancone, detto Brander. Brander. Per sportsmall.it, con loro sono anche due amici che amano il mondo dello sport e con questo hanno anche qualcosa da dirci sul mondo dello sport e dell'alimentazione. Per esempio, siete due grandi maestri della pizza, no? Cosa pensate del rapporto tra la pizza e lo sport? Beh, se una pizza è fatta bene, credo che fa bene anche allo sport. Anche ma soprattutto perché un prodotto digeribile, leggero, comunque senza... Sono zuccheri buoni, sì. Cioè, se c'è un impasto fatto bene, non fa male, no? No, anzi, ti dà un'energia vitale impressionante. Infatti... Ma mangiare una buona pizza come per esempio le vostre prima di un'attività sportiva è consigliata? Consigliabile oppure no? Ma forse no, perché assolutamente no, ma prima di un'attività sportiva penso che l'alimentazione dipende addirittura che attività sportiva, però è anche a che livello, se si parla di agonismo, se si parla di semplicemente uno sport settimanale che devono fare tutti. Quello che penso insomma è che la pizza uno sportivo la può mangiare una volta a settimana tranquillamente quando vuole, sabato, domenica. Nutrirsi sempre di pizza, oh, quanti alimenti ci stanno? Noi siamo fatti di tanti alimenti, mica si può mangiare pizza tutti i giorni, già una volta a settimana non ci basta, ci fate campare, una volta a settimana. Allora Teodoro, dicevamo il tuo sport preferito, quello che hai praticato è... Bodybuilding e vabbè diverse discipline nelle arti marziali, però secondo me anche quello che faccio adesso davanti al forno è uno sport bellissimo perché si suda molto. Sì. E poi vabbè il movimento, specialmente dietro il forno a legna, con le pale, tiri, fai, quello è la passione che adesso c'è. Poi vabbè mi alleno comunque, devo perdere un po' di peso, però l'importante è fare movimento, no? Gabriele, a proposito, anche tu sei un appassionato di questo sport, del bodybuilding? Ma diciamo ho frequentato palestre, non diciamo proprio bodybuilding, sì, poi quando sei là, insomma, qualche gara la guardi, ti prepari, eccetera. Poi ne ho fatti tanti, insomma, anche io ho giocato a calcio, ero un portierone, insomma, sono stato anche in selezione nazionale, ho fatto... Con che squadra giocavi? Mi sono fatto un po' delle squadre forti della capitale, no? Sai, all'epoca c'era la... dovrebbero essere... No, la Lazio e la Roma no, assolutamente. Però insomma c'era un grande torneo, mi ricordo, i tornei regionali... Certo, ci sono ancora, assolutamente. Okay, ci sono ancora? Certo, assolutamente sì. E quindi ecco, stavamo lì, uscivano questi articoli sul Corriere Laziale, no? Certo. Giocavo con la Pisana, che adesso non c'è più, ma era un bel vivaio per tutti, il Macopi si chiamava, un grande vivaio per tutti, e poi ho scelto di fare il cuoco, lasciando stare il calcio. Però insomma, in quel periodo... entrai in selezione nazionale, in terzo portiere. Quindi sei anche un appassionato di calcio. Sei anche tifoso? Sono tifoso. Possiamo dire di che squadra? Sono della Roma. Roma. Si può dire, okay. Si può urlare, si può... in questo momento è meglio non dirlo e non urlarlo, però insomma, il momento del sorpasso fa sempre male, però... Sì. Teodoro? Guarda, io ero tifoso della Juve, poi... Eri? Nel senso, mi sono avvicinato ad altri sport. Facevo anche motocross, poi vabbè nel mondo della pizza mi sono dato per un periodo alla pizza acrobatica e mi sono divertito tanto, quindi... Comunque la pizza è uno sport, no? La pizza secondo me è assolutamente uno sport. Sì, la pizza tonda è uno sport, sì, secondo me, in tutti i modi. Ci fai un movimento... Infatti a me non piace la pizza tonda, io neanche la so fare, a me piace fare la teglia, no? Cucinare questi 3 kg di pizza. È meno faticosa? Ma no, diciamo no, che la fatica ce n'è, c'è un servizio molto lungo. Sì. Però ecco, il suo è veramente uno sport, c'è movimento, c'è tecnico. C'è come nello sport, nel mondo della pizza, agonismo tra pizzaioli? Assolutamente sì, come sì. No, ci sono gare, competizioni. Sì. Ci sono giurie, pizza acrobatica, andatela a vedere, cioè è uno sport, secondo me può entrare tranquillamente nelle Olimpiadi. Gabriele, tu partecipi a queste gare o hai declini? No, sono un po' fuori, sono stato ospite in qualche giuria, visto che sono amico di personaggi come Angelo Iezzi e compagnia bella che ci hanno invitato a fare i giudici, però non riesco a capirle bene queste competizioni, perché poi alla fine
tutti dicono andiamo lì per trovarci bene, guardare. Però io, per dire, ho fatto diverse gare, mi sono un po' chiamato fuori, mi diverto più nelle fiere o serate come questa che abbiamo fatto con Gabriele. Ricordiamo che insomma Made in Italy c'è stata questa serata, Gabriele Bonci e Teodoro. Sì, bellissima. Bellissima, bellissima serata. Più faticoso fare una serata di pale di pizza, sollevare, spostare e prepararle, o fare una seduta di allenamento di bodybuilding? Bella domanda. Beh, lavorare, io ho un forno che si chiama Godzilla, perché ci stanno 12 metri di pizza, e quando è... Bello quel forno. Sì, è, madonna. Però pure prepararsi per, sì, per una gara, o è bello. Sono due belle fatiche. Sono due belle fatiche. Un saluto da voi agli amici di sportsmall.it. Ciao Sportsmall. Ciao. .it.